Ciao a tutti amici e benvenuti ad un nuovo video del canale. Oggi mi trovo al Passo Piano delle Fugazze, sono le ore 7 del mattino e andrò a fare una bellissima escursione, diciamo anche abbastanza impegnativa, partendo appunto dal Passo Piano delle Fugazze. Arriverò sino a Cima Palon, penso saranno circa 1100 metri di dislivello positivo. Ecco, come detto prima, sono le 7 del mattino, sono partito molto presto per evitare il caldo che in questi giorni è veramente molto molto intenso. Quella che sto percorrendo adesso è la bellissima stradina sterrata della Val di Fieno, che poi diventerà strada degli eroi dopo la Galleria David. Dopo la Galleria David raggiungeremo prima il rifugio Papa, per poi arrivare verso la chiesetta Santa Maria e su di lì verso Cima Palon. Prima di lasciarvi alla mia escursione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un bel like a questo video e noi amici ci vediamo sul sentiero. Breve parentesi, proprio in questi giorni ho superato i 600 iscritti, arrivando ieri sera a 631. Vi ringrazio infinitamente per seguire il mio canale, per aver trovato nel mio canale magari anche uno spunto per organizzare le vostre escursioni e i vostri cammini. Mi fa davvero molto molto piacere che avete trovato come punto di riferimento il mio canale e le mie escursioni. Grazie di cuore a tutti e ora testa bassa e via, si cammina! Dopo un'oretta di cammino, un'oretta e un quarto, quello che vedete là sotto, vi sto indicando col dito, è il laghetto di Specchieri. E questa è la stradina che stiamo percorrendo. Adesso facciamo questo tornante e si continua verso la Galleria David. Adesso stiamo attraversando la bellissima Galleria David. Passata la galleria raggiungeremo Rifugio Papa e dopo aver raggiunto Rifugio Papa arriveremo alla chiesetta Santa Maria e poi da lì su a Cima Palon, dove vi sto indicando che i bastoncini lì in fondo potete vedere il bellissimo rifugio Papa. Adesso penso in circa mezz'oretta al massimo saremo a rifugio, brevissima pausa e poi su la cima. Stiamo avvicinando al rifugio Papa, le bellissime bandiere italiana, del CAI, della Serenissima, ed eccoci al rifugio. Yeah!
eccomi arrivato al bellissimo Arco Romano. Guardate che spettacolo, ragazzi. Giornata top. Caldo un po' meno, però dai. Stupendo. Dopo aver passato il rifugio Papa, sempre con moderata e costante salita, siamo arrivati alla chiesetta Santa Maria e adesso dalla chiesetta raggiungeremo Cima Palon. Quello che sto attraversando ora è il camminamento Garsi, praticamente una trincea italiana che porta direttamente al dente italiano. Guardate che bellissima opera che hanno fatto durante la prima guerra mondiale. Bravissimi i nostri soldati. Dopo aver percorso il camminamento Garsi, ecco raggiunto il dente italiano. Onore ai caduti. Dopo essere sceso dal dente italiano, questa che vedete è la selletta da maggio. Qui siamo a 2200 metri. Ora percorrendo quel sentiero che vedete lì sopra, arriverò a Cima Palon e da lì poi inizierò la discesa verso il ritorno. Guardate che spettacolare paesaggio e montagne circostanti che abbiamo, ragazzi, a un passo da casa. Ed ecco raggiunta Cima Palon, meta della nostra giornata di escursione. Guardate, ragazzi, che panorama spettacolare! Sotto Cima Palon abbiamo la bellissima Galleria Papa, costruita a difesa del Pasubio. Galleria Generale Papa. Eccomi ritornato tra voi dopo aver raggiunto Cima Palon a 2200 metri. Ora sto ritornando con lo stesso sentiero fatto all'andata. La sto un po' sbrigando, diciamo, perché qui il tempo nel giro di un'ora è decisamente peggiorato. Speriamo non venga giù un rovescio di pioggia. In teoria no, però non si sa mai. Ecco, prima di salutarvi vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace a questo video e aspetto i vostri commenti. E noi, amici, ci vediamo prossimamente o qui sul Prapio Vicentino o sulle Dolomiti con nuove bellissime e meravigliose escursioni. Alla prossima!